realizzare a info@arteinvestimenti.it. Noi stiamo preparando una serie di manifestazioni, aste, vendite televisive, che ci permetteranno di realizzare al meglio la tua collezione, al meglio e nei tempi più brevi. Te lo dico con gioia, approfittane, ne sarai ben soddisfatto. Cari amici, va ora in onda Proposte di investimento a cura di Francesco Boni, che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per le vostre collezioni che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Cari amici, una serata di quelle eccezionali. Prima di tutto per il contenuto. Le opere che vi faremo vedere sono letteralmente straordinarie. Poi abbiamo deciso proprio con la direzione, con Maria che è sempre in prima fila. Buonasera Maria, ben trovata. Buonasera a lei, dottor Boni, buona trasmissione. Grazie. Abbiamo deciso di proporvi un qualcosa di particolare, di proporvi un qualcosa di sapore, un vantaggio di quelli veri, un vantaggio di quelli che toccate con mano immediatamente. Naturalmente il primo vantaggio sono i prezzi eccezionali che vi faremo per delle opere eccezionali che vi proporremo, ma c'è un terzo vantaggio, perché riusciamo, senza toccare i prezzi, anzi facendo i prezzi più favorevoli a voi immaginabili, riusciamo a proporvi un pagamento in 24 mesi. 24 mesi sono 2 anni. 24 mesi sono lunghi, eh? Un pagamento in 24 mesi senza interessi, cioè proprio senza nessun costo, senza interessi. E credo che sia una condizione di grande vantaggio che soprattutto vi potrebbe permettere, se voi lo vorrete, di avvicinarvi a dei quadri importanti che tra 24 mesi... Guardate, noi stiamo ancora sfruttando gli effetti della pandemia, quindi stiamo ancora proponendovi opere dagli affidamenti che abbiamo avuto 2 mesi fa, 3 mesi fa, quindi a prezzi che non sono mai esistiti sul mercato. Quindi a prezzi talmente favorevoli che non sono mai esistiti sul mercato, tant'è vero che le aste di giugno che cosa hanno combinato? Una rivoluzione nei prezzi che noi ancora non abbiamo toccato. Andate a vedere le aste di giugno che cosa è accaduto. Andate a vedere le aste di giugno che cosa è successo. È proprio quello, vedi, che la mia... hai fatto vedere un quadro di Lombardo adesso. Eccolo lì, è proprio lui. È proprio lui, l'ho visto solo io, lo so, non sbaglio, è proprio lui, è proprio lui. Allora, amici, ve l'ho detto, una serata eccezionale, piena di sorprese, con opere straordinarie, prezzi stravecchi, quadri che tra 2 anni costeranno 2 volte, 3 volte, 4 volte,
quello che gli pagate oggi, quello che gli pagate, quello che dovreste pagarvi oggi e che invece potete pagare tranquillamente dilazionando la cifra senza interessi, senza un euro in più in 24 mesi. Ma andiamo a vedere che cosa vi proponiamo. Avete già visto il più bello dei paesaggi anemici di Mario Schifano degli anni 70. Avete visto un'opera piccolina ma autografa di grande qualità, deliziosa di Mario Schifano, un albero della vita modificato. Avete visto il più clamoroso dei quadri di Franco Angeli, 1,30 m per 1,60 m, un'opera autografa di livello straordinario di Franco Angeli. Avete visto, non l'avete visto, lo vedrete tra pochi secondi, ma una poesia cromatica di Riccardo Guarneri, di quelle favolose, di quelle da Biennale di Venezia. Poi ci soffermeremo, andremo a vedere quest'opera nei particolari perché è veramente affascinante, veramente straordinaria. Poi accanto a quell'opera di Guarneri c'è una di quelle grammature d'oro della fine degli anni 70 di Elio Marchegiani, che come voi sapete tutti desiderano. Oggi le grammature degli anni 70 di Elio Marchegiani ve le fanno pagare un occhio della testa. Le pochissime opere che sono andate in asta recentemente hanno fatto cifre che sono il doppio di quelle che vi chiediamo per quest'opera. E poi questa è un'opera su Lavagna, è un'opera su Lavagna, è oro vero, sono le vere grammature d'oro, oro a 24 carati su Lavagna, una delle opere storiche degli anni 70 di Elio Marchegiani. E poi c'è, mamma mia, Gastone Bigi, La variabile azzurra del 73, pubblicata 6 volte, 7 volte, 8 volte, 10 volte, considerata uno dei più grandi quadri del Novecento italiano. Giustamente una delle opere più importanti in assoluto di Gastone Bigi, non a caso iperpubblicata, e considerata uno dei quadri fondamentali. Questa è l'evoluzione dei mitici continui. Quindi una di quelle opere di Gastone Bigi da follia veramente. E pensate che a prezzi eccezionali queste opere ve le potete pagare in 24 mesi senza interessi. In asta non te lo fanno fare. In asta lo devi comprare domani, lo devi pagare domani e lo paghi di più, e lo paghi infinitamente di più che da noi. E poi per partecipare devi fare, devi dare tutti i tuoi documenti, devi farti conoscere, è tutto un altro mondo. Gastone Bigi, 1973, iperpubblicato, grammatura d'oro di Marchegiani degli anni 70, su Lavagna, opera storica. Gioiello di Riccardo Guarneri, guardate, quel quadro mi emoziona. Poi dobbiamo parlare di quest'artista che amo in maniera particolare. Franco Angeli, di quelli veri, e qui sapete che faccio una polemica, ci sono dei pittori che io ho conosciuto, frequentato, ne so molto più io e ne sanno molto di più chi l'ha frequentati, i pochi che siamo rimasti in vita, e ce n'è qualcuno a Milano, ce n'è qualcuno a Roma, eccetera, ne sappiamo più noi che gli archivi. Questo mettetevelo bene in testa. Questo è Franco Angeli, pensato da Franco Angeli e dipinto da Franco Angeli. Questo
è uno dei più clamorosi paesaggi anemici degli anni 70 di Mario Schifano, ma non quelli di bottega, ma non quelli di atelier, ma non quelli di maniera, quelli pensati da lui e dipinti da lui, quelli che compra Gagosian, quelli che comprano i grandi galleristi internazionali, che sono venuti a Roma per comprare le opere vere di questi artisti, e voi vi comprate quelle di maniera, di atelier, perché costano 1.000 euro di meno, 2.000 euro di meno, che domani, ve lo metto per iscritto oggi, non varranno più nulla. Quei 1.000 euro vi saranno costati tutta la cifra, perché su questi artisti c'è ancora tutto da fare, tutto, tutto, perché sono enormi prima di tutto. Angeli clamoroso, Schifano, gioiello, altro gioiellino di dimensioni contenute ma di qualità straordinaria di Mario Schifano, e poi Sua Maestà Sergio Lombardo. Sua Maestà Sergio Lombardo, riesci a far vedere quella pagina? Ne parliamo tra qualche minuto, perché qui dobbiamo fare un discorso su uno degli artisti più esclusivi e più importanti della contemporaneità. Sergio Lombardo, come sapete perfettamente, è straconosciuto a livello internazionale, i suoi gesti tipici costano centinaia di migliaia di euro, sono nei musei di tutto il mondo, ed è l'inventore della stocastica, che è una teoria pittorica legata proprio alla geometria e alle variazioni di colore in funzione di calcoli matematici. Quindi opere rarissime, fondamentali di Sergio Lombardo. Questo è 1,50 m x 1, ma ne parliamo tra qualche minuto. E non è un caso che l'opera di Sergio Lombardo è accanto a un itinerario di Mambo, che io me la prendo da morire con mio figlio. Questo quadro, mio figlio, ve lo regala. L'abbiamo avuto a un prezzo eccezionale per situazioni eccezionali, e mio figlio ve lo regala. Questo è un quadro di Mambo del 1967. 1967, quando lui propone questi strepitosi itinerari nella mostra a Genova alla Bertesca, presentata da Germano Celant. E questi itinerari danno a Celant lo spunto per creare tutta la teoria sull'arte povera. E quel 1967, quella mostra di Genova, poi vi farò vedere delle immagini ricavate da quella mostra, è importantissima perché Mambor, di fronte a queste opere, a questi itinerari che hanno un significato storico particolare, ha cominciato, ha proposto una performance straordinaria, pensate che siamo nel 67, dove addirittura lui dipingeva il suo corpo, quindi questi itinerari venivano dipinti sul suo corpo, proprio sulle spalle, proprio era il body art, il body painting, la body art, capite? Oh, quindi performance, body art, tutto 1967. Conseguenziale al Mambo dei timbri dell'inizio degli anni 60. Quindi non è un'opera importante, è un'opera da grande museo,
che vale 50.000-60.000 euro oggi e come non l'avete ancora bloccata vi prenderete a schiaffi come quando vi siete lasciati sfuggire il credito di Burri, come quando vi siete lasciati sfuggire l'opera di Rauschenberg più significativa, come quando a 5 milioni delle vecchie lire avete comprato Cascella invece di Tombley, quando io vi chiedevo di comprare Tombley e invece di Cascella, però di Cascella ne compravate 2.000-3.000, di Tombley c'era qualche illuminato che ne comprava uno. E oggi Tombley costa, vai da Gagosian, il Tombley che potevate comprare a 5 milioni delle vecchie lire, costa 10 milioni di dollari. Questo per farvi capire come si compra, chi c'ha la testa. Questo è un quadro che diventerà uno dei quadri più costosi mai dipinti da artista italiano. Questo, quello che sto toccando, quello che state vedendo adesso. Quindi non prenderlo al prezzo folle già superato dal mercato che vi sta proponendo Gabriele stasera, e avete addirittura la possibilità di pagarlo in 24 mesi senza interessi. Ma se non è un regalo questo, non ho capito cosa significa la parola regalo. Poi siete gli stessi che andate da Hermès, da Prada, e la borsetta più banale 3.000, 4.000, 5.000, quelle belle 20.000, 18.000, la borsa che poi, ecco, la borsa, e non ho nulla contro le borse. Ma mi iper raccomando, queste sono opportunità letteralmente fantastiche. Dimmi. Oh, su Mambor a un prezzo del genere, 24 mesi senza interessi, non è mai successo nella storia e non accadrà mai più nella storia. Questo è poco ma sicuro. Oh, poi, cosa che non ho detto ma che devo sottolineare, questa è una tela tamburata, questa è una tela tamburata. Il 90% delle opere di questo periodo sono su carta e questa è una tela tamburata. Il 90% delle opere di questo periodo, lo sapete perfettamente, sono su carta. Precipitatevi, opportunità pazzesca. Oh, poi, amici, qui dovete essere veloci su tutte le opere che vi sto facendo vedere, perché pagamento in 24 mesi senza interessi, con i prezzi che vi sto proponendo, con i prezzi che vi sto proponendo. Ma questa è una pacchia per i mercanti, ma questa è una pacchia per i rivenditori, ma questa è, dai, è la gioia per i rivenditori che guadagnano quello che vogliono. Oh, mica è finita, guardate, ho ancora delle gemme, delle perle, tre opere, retouché à la main di un mito, il mitico TV Boy, che oggi sta facendo oggi sta ottenendo successi in Italia e nel mondo, sta entrando, anzi è entrato sul mercato internazionale, è uno straordinario cronista di vicende internazionali e poi riporta alla luce, ritoccandoli a mano con il suo gesto, delle interpretazioni ironiche dei capolavori del passato, no? Qui vedete
una primavera di Botticelli alla Dolce Gabbana, qui leggete un Davide di Michelangelo con il telefonino e i Ray-Ban e gli occhiali alla moda, e qui leggete un Leonardo e la Gioconda in tenera affezione, no? Quindi queste rivisitazioni geniali dei capolavori del passato che vengono ironizzate, che vengono adattate al sistema di pubblicità, di comunicazione della contemporaneità. Qui c'è proprio tutta la grandezza di TV Boy e tutta la genialità di quest'artista. Tre gioiellini a prezzi piccoli, 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 a prezzi ridicoli. Che devo fare? Dobbiamo rivedere l'opera di Mambo con gioia. Guardate, qui prendete uno dei più grandi quadri che vi ho fatto comprare negli ultimi 10 anni. Ma in assoluto, ma in assoluto. Poi sono straordinarie le citazioni, no? Le citazioni di questi percorsi che delle volte sono addirittura rigorosi, stradali, e qui invece hai delle citazioni che vengono dalla pittura orientale, dalla cultura orientale, quindi proprio delle citazioni di pensiero, quindi questo viaggio, questo itinerario è un itinerario di pensiero, non è un itinerario meccanico come accade spesso nelle opere concettuali. Una delle opere, questo, guardate, ci sono, stasera vivete una giornata non particolare, unica ed irripetibile. Unica ed irripetibile, perché avete, oh, poi il quadro è grande perché è 1,40 m x 90 m, quindi è un quadro molto importante anche come dimensioni, non è un'opera di dimensioni contenute, è un'opera importante, proprio una di quelle fondamentali del 67, della mitica mostra del 67 alla Bertesca. Poi mi piace da morire che c'è accanto quell'opera di Lombardo che è da follia, che è letteralmente da follia, e poi un paesaggio anemico fatto da Schifano, di quelli veri, di quelli veri. Dipinti da Schifano, quell'angeli 1,30 m x 1,60 m, incredibile, quel Marchegiani da sogno, cioè tutte opere che escono completamente dalla consuetudine. Tutte opere che escono completamente dalla consuetudine. C'è quel Bigi, la variabile azzurra, che forse uno, no, senza forse, che è uno dei quadri più famosi di Gastone Bigi, in assoluto. Questa è letteralmente una follia. Il prezzo che vi sta... Allora, io vi dico solo una cosa. Io personalmente posseggo il pandan di quest'opera. Io personalmente posseggo il pandan di quest'opera. Ve lo giuro su quello che ho di più caro al mondo, lo sapete che sono sincero. Se voi mi offrite non quello che Gabriele vi sta chiedendo,
ma 2,5 volte il prezzo che Gabriele vi sta chiedendo per questo, io il mio pandan non ve lo do. Perché? C'è un perché. Perché so che ruberei ai miei figli un capitale. Perché so che ruberei ai miei figli un capitale. Poi, poi a questo prezzo e con il pagamento senza interessi in 2 anni, beh amici, proprio è impensabile, è letteralmente impensabile. Come per tutte le opere che vi sto facendo vedere, per questo vi dico: approfittatene al volo, non aspettate che arrivi qualcuno prima di voi. Guardate, tutte le opere che presenta Arte Investimenti, poi non le vedete più. Poi non le vedete più. Il 70-80% delle opere che presentiamo le vendiamo a rivenditori, che poi le mettono nelle gallerie, le portano nelle grandi fiere. I grandi quadri di Mambor che abbiamo venduto sono andati a Kassel e sono stati rivenduti a 2 volte, 3 volte il prezzo a cui li abbiamo venduti noi. Ma di quadri che noi abbiamo presentato e che poi avete visto a Bologna, a Milano, nelle fiere importanti, a Kassel, eccetera. Perché? Perché i mercanti queste opportunità non se le lasciano sfuggire. Un Mambor così costa un prezzo completamente diverso oggi. Un Lombardo così, prova a andare, Lombardo è più anziano di me, ma è una persona vivacissima, intelligentissima. Andate in studio a Lombardo e chiedete a lui un'opera così, ma chiedetela a lui, un'opera così. No, non solo gli devi portare i soldi ieri, non domani, ieri, ma lo paghi come minimo, lui ti chiede 30.000 euro di un quadro così, minimo, e se gliene offri 20 si offende e ti tratta anche male, e ti tratta anche male perché ha un carattere vivace, ha un carattere vivace, è sempre stato così, e ti tratta anche male. Un'opera di Schifano come questa te la sogni, perché non è una di quelle centinaia di opere seriali degli anni 70 di Mario Schifano su questo soggetto. È una delle pochissime opere degli anni 70 di questo soggetto dipinta e pensata da lui. Dimmi. Dottor Boni, l'opera numero 11 è prenotata. Allora, il Mambor non c'è più e faccio i più vivi complimenti a chi è arrivato prima degli altri. Precipitatevi su tutte le opere. Precipitatevi su tutte le opere, perché poi non solo ci rimanete male, ma vi renderete conto per l'ennesima volta che vi ho detto le verità assolute. La possibilità di pagare un'opera di Schifano così, in 24 mesi, a questo prezzo, la possibilità di prendere un'opera di Lombardo, vi voglio far vedere che fine ha fatto quest'opera. Quando la redazione di Arte In ha scritto, lo troverete in edicola in fine settimana, troverete in edicola in fine settimana il terzo numero
della rinnovata rivista Arte In. Gli abbonati la riceveranno entro la fine della settimana, i primi della settimana prossima. Bene, ve lo dico in anteprima, su questo numero di Arte In c'è un meraviglioso articolo su Sergio Lombardo. Vi faccio vedere in anteprima una delle pagine. Questo è, vedete, un gesto tipico di Lombardo. Poi a destra, puoi tornare indietro un attimo, un gesto tipico di Lombardo, poi a destra le prime opere legate all'intuizione della stocastica. Poi volti pagina e ritrovi Sergio Lombardo in casa sua di fronte ad una, a un suo gesto tipico, e in piena pagina trovi pubblicata quest'opera. Che debba, se vai da Sergio Lombardo oggi, domani, per un'opera di questa dimensione ti chiede 30.000 euro. Prova a chiedere il prezzo al centralino con la possibilità di pagarla in 24 mesi senza interessi. Sergio Lombardo, 1,50 m per un metro, opera pubblicata, senti il prezzo, senti il prezzo, con la possibilità di pagarla in 24 mesi senza interessi. Amici, questi sono i momenti magici, questi sono i momenti irripetibili, questi sono i momenti che non dovete perdere, che non dovete perdere. Opera pazzesca di Sergio Lombardo. I due gioielli di Schifano. I due gioielli di Schifano. L'opera di Marchegiani. L'opera di Riccardo Guarneri, la gemma di Bigi del 73, la gemma di Bigi del 73. Ma quante cose vi scrive Maria? Ma quante cose, avete proprio uno scambio di informazioni incredibile. È più veloce della stenografia. Ma quei pezzi unici di TV Boy? La stenografia più lenta. Ma quei pezzi unici di TV Boy, che se me li perdete poi, lo sapete, è uno di quegli artisti che oggi è ambitissimo. Ma adesso vi devo far vedere ancora delle cose che non vi ho dato ancora la possibilità di leggere. Carmelo è innamorato di quell'opera di Bigi e ha perfettamente ragione. L'ho vista presentata la prima volta a 2 milioni, 2 milioni. Sì, ma tanti anni fa questo qui costava, sì, costava poco. Poi Bigi, soprattutto per le opere d'epoca, ormai è esploso a livelli importantissimi. Poi ha avuto un calo perché ha avuto una mancanza
di mercato per 5 anni provocata dal suo testamento, perché lui non ha voluto più che i suoi quadri uscissero dal suo studio, quindi entrassero sul mercato, fino a quando non fosse stato redatto il catalogo generale della sua opera. Devo dire che per un artista della sua generazione era una cosa sana, giusta, soltanto che lui, naturalmente con la sua mentalità, non poteva nemmeno lontanamente considerare cosa significa oggi, nell'epoca della comunicazione in tempo reale, essere assente sul mercato per quasi 6 anni. Essere assenti sul mercato per 6 anni significa sparire. Essere assenti, anzi, poi che cosa succede? Che naturalmente chi non ti vede, chi ti ha comprato, magari a piccoli prezzi iniziali, e poi non ti vede più sul mercato, tende a vendere. E naturalmente i prezzi scendono. Adesso uno dei... Voi sapete che io non amo i cataloghi generali, per ragioni che ho spiegato tante volte. Però devo dire che il catalogo generale di Gastone Biggi è fatto bene. È fatto da uno studioso importante, fatto bene. Quindi devo dire che è stata... poi ci ha messo tanto, ma è fatto bene. E poi devo dire che la qualità media delle opere di Biggi è altissima. Non esiste un Biggi seriale, ecco. Non esiste un Biggi seriale. Esistono... Vabbè, dai, un giorno saprete tutta la verità. Io ve l'ho detta e ve l'ho fatta intuire in tutte le salse. I pittori di grande successo hanno sempre avuto una bottega. Quindi c'è una differenza abissale. I pittori di grande successo commerciale, naturalmente, hanno sempre avuto una bottega. Anche perché sarebbe inumano che non avessero... quando dallo studio di Schifano, l'ho visto io con i miei occhi, uscivano 15-20 quadri al giorno. Ma li può fare una persona? Dai. O ha 24 mani, o è tentacolare, o è un polipo. Dai. Questo lo capisce anche un bambino piccolo. Quindi che ci sia una differenziazione enorme tra le opere cosiddette seriali, che sono quelle che un tempo si chiamavano di bottega, e le opere pensate ed eseguite dall'artista, è ovvio, è banale, è banale. Ma non lo volete capire? E poi già lo vedete, perché vedete lo Schifano autografo nelle aste importanti, che fa 100.000, 200.000, c'è un record price che sfiora il milione e presto lo supererà. Ma secondo voi un artista del quale si vendono delle opere di qualità a 500.000, 600.000, 800.000, puoi vendere le opere minori a 10.000 euro, a 15.000 euro? No. Quindi qualcosa c'è, se riflettete. E quando vi dico che oggi potete fare degli investimenti straordinari, perché? Perché questo Schifano è pensato e fatto da lui nella metà degli anni 70.
e lo comprate più o meno al prezzo a 1000 euro di più, 2000 euro di più di quello che pagate un'opera seriale dello stesso periodo. Ma cosa vi salta per la testa? Per di più oggi avete la possibilità di pagarlo in 24 mesi senza interessi. Ma lo capite che un'opportunità del genere non vi potrà capitare mai più. E comprate non solo un'opera autentica, ma comprate un'opera matematicamente autentica e rigorosamente autografa. Perché non vi fate scrivere accanto al certificato di autenticità che vi si deve dare per legge? Perché non vi fate scrivere una dichiarazione in cui si dichiara quest'opera autografa? Naturalmente vi diranno: ah, ma tanto queste sono quello che conta, è l'archivio. L'archivio lo vuole la legge, chapeau. Se la legge dice che non dovete comprare quadri che non abbiano l'autentica dell'archivio, di chi è autorizzato a fare l'autentica, rispettiamo la legge. Ma perché non ci mettete qualcosina di più? Rispettiamo anche l'intelligenza, oltre che la legge. Rispettiamo anche la conoscenza, lo studio, oltre la legge. No, non è che la legge non debba essere rispettata, giammai, anzi, sempre. Però aggiungiamoci qualcosa, non fa male. Gioiello, come questo è piccolino, ma è un gioiellino, degli anni 80, forse addirittura dell'inizio degli anni 90. Forse addirittura dell'inizio degli anni 90. No, questo è 97. Ecco, vedi, 96-97, ma un gioiellino, ma letteralmente un gioiellino. Lombardo non ne parlo nemmeno. Voi avete, quando vi presento Mambo, quando vi presento Lombardo, voi avete la possibilità matematica di compiere lo stesso investimento che ti ho fatto fare quando ti ho fatto comprare le carte geografiche di Boetti. Io ti facevo comprare le carte geografiche di Boetti a 15 milioni, 20 milioni, poi a 15 mila euro, 18 mila euro, 15-20 milioni delle vecchie lire, poi 15-20 mila euro degli euro dell'inizio del 2000, del 2004, del 2005. E quando vi dicevo che sarebbero arrivate a 300 milioni delle vecchie lire, io ve le vendevo a 15-20 milioni delle vecchie lire, e vi dicevo che sarebbero arrivate a costare 200-300 milioni delle vecchie lire, mi coprivate di insulti. I miei colleghi mi trattavano come il fesso del villaggio. Venivo additato come quello che per vendere un quadro vi fa le promesse di marinaio, vi fa le promesse. Venivo additato praticamente come un cretino, come un deficiente, e qualcuno usava anche parole pesanti. Adesso che quelle opere costano 2 milioni di euro, 4 miliardi delle vecchie lire, ci fosse uno di quelli che mi hanno insultato che mi ha chiesto scusa. Solo quelli che mi hanno comprato e che hanno straguadagnato, naturalmente mi ringraziano. Ma questo quando vi vendevo le opere importanti di Boetti, come è importante quest'opera di Lombardo. Ma quando vi vendevo il 4 lettere di Boetti, che oggi da sciocchi pagate 40.000 euro, perché quella è un'opera seriale. Quella è un'opera seriale dove Boetti l'ha solo disegnata,
Oggi perché va di moda, ma io adoro Boitti. Quindi se mi comprate le opere giuste di Boitti a milioni, chapeau. Le Biro, gli aeroplani, le cose geniali di Boitti e le strapagate, chapeau. Ma che vi fate prendere in giro e comprate l'arazzetto fatto dall'artigiano afgano a 40.000 euro e tra poco pure a 50.000, amici, ma per favore, vi piace arricchire il mercato e gli speculatori di mercato. Se lo compri bene ancora. Sì, se ti cade a poco perché ci guadagni, il commerciante lo capisco sempre, che ci guadagna sopra. Ma quello che vorrebbe investire, che compra quella roba, mi viene il mal di testa. Mi viene il mal di testa. Ma compra l'opera giusta di Lombardo. A rate in 24 mesi. Senza interesse, ma compra i pezzi unici di TV Boy a rate in 24 mesi. TV Boy ti costa 100 euro al mese, te lo metti in casa, ti costa 100 euro al mese. Ti do un consiglio, incornicialo bene, ma questo significa investire, questo significa far fruttare 100 euro al mese. Bene, ma farli fruttare un cifrone. E adesso ti faccio tre regali di quelli. Questi non ci credo. Di quelli impensabili. Questa è Franca Pisani della mitica mostra di Castel dell'Ovo. Adesso vi faccio vedere pubblicata come. E questa è Franca Pisani nella stessa mostra. Eccolo qua. Questo è quel meraviglioso libro che vi dico compratelo. Nelle librerie è esaurito, ma se lo chiedete a Manfredi Editore Imola, ne trovate ancora qualche copia. Franca Pisani nel sogno, omaggio a Matilde Serao. Questa è la mitica copertina del Nel sogno di Matilde Serao del 1897, uno dei romanzi storici di Matilde Serao. E qui c'è la mitica mostra a Castel dell'Ovo, tenuta a settembre scorso in piena pandemia, in contemporanea con la mostra dell'Abramovic. Ed è inutile dire che dal punto di vista critico la Pisani ha surclassato la Abramovic, letteralmente surclassato la Abramovic. Le due opere che ho la gioia di farvi vedere questa sera, una, eccola qui, 1,50 m x 1 m, una favola poetica, una, eccola qui, e l'altra, aspetta, l'avevo vista, eccola qui. E l'altra, eccola qui. 1,30 m x 1,20 m, le amanti. Amici, sono due opere colossali. Quest'artista è un genio. Non arrivi al Beaubourg.
non arrivi alle Gallerie Nazionali d'Arte Moderna di Nizza, Cannes, Monte Carlo, non arrivi all'Hamburger Bahnhof di Berlino, non arrivi agli Uffizi, non arrivi a partecipare su invito a 3 biennali di Venezia e ci sarà la quarta e ci sarà la quinta. Non arrivi al Marino Marini. Leggi i libri della Pisani. Ci sono 40 libri dei più grandi critici italiani e del mondo dedicati a Franca Pisani. La scultura di Franca Pisani che avete visto alla Biennale di Venezia l'ha comprata al Comune di Firenze. Adesso i musei comprano le opere di Franca Pisani. Il problema è trovare opere di questo livello. Quanto costano? Quanto valgono le opere di questa statura? Ve lo dico francamente, dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista della creatività, la Pisani è tra i 10 artisti al mondo più importanti che esistano. E della Pisani si impadronisce il mercato inglese, ve l'ho detto 6 mesi fa. Stanno radunando tutte le opere che sono sul mercato di Franca Pisani. Poi esploderanno a prezzi che, se ve li dico adesso, mi trattate come mi trattavate su Boetti nel 2004-2005, quando vi facevo quelle affermazioni. Questi sono 2 quadri storici di Franca Pisani, documentati, pubblicati, considerati dalla critica 2 punti fermi nella storia dell'arte contemporanea. Se non compri queste opere, è come quando nell'80 ti presentavo una cromo di Manzoni e tu preferivi comprare il Fiume, il Cantatore. La cromo di Manzoni, quando io ho cominciato la televisione, costava meno di un Cassinari. Oggi tu compri le opere geniali di un artista ambita dai musei di tutto il mondo, le opere più importanti, le opere pubblicate già oggi a livello museale, e hai la fortuna di comprarle non solo a un piccolissimo prezzo, non solo a un piccolissimo prezzo, ma avete la fortuna di comprarle potendole pagare in 24 mesi senza interessi. Poi vi faccio un annuncio. Non avete idea di quello che accadrà a dicembre a Milano su Franca Pisani. Poi lascio gli annunci ufficiali agli enti ufficiali. Ma io vi avverto già da adesso, siamo alla fine di giugno, siamo al 28 giugno, vi avverto già da adesso che a dicembre di quest'anno ci sarà uno di quegli eventi sulla Pisani a Milano sconvolgente. E ve lo dico, queste sono opere immortali che oggi avete la gioia di comprare a un prezzo umano. 2 opere colossali di Franca Pisani.
due opere fondamentali, colossali, cioè siamo proprio ai livelli più incredibili, ai livelli più clamorosi, due opere letteralmente impagabili di Franca Pisani. Siate velocissimi, siate velocissimi. Poi, con la possibilità che avete di pagare queste opere in 24 mesi senza interessi, vi dico, compratele ad ogni costo. Vi dico, compratele ad ogni costo. Vi dico, compratele ad ogni costo. Avete la possibilità di pagarle in 24 mesi, non perdetele. Queste, già qualsiasi opera Dottor della Pisani. Dottor Boni, chiedo scusa l'interruzione, l'opera numero 6 è prenotata. La numero 6 è questa. Complimenti, 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 opera straordinaria, prendete anche questa. Poi vi mangerete le mani, questa è una delle... quando i direttori di museo la mettono al livello dell'Abramovic, ma vi rendete conto di come viene considerata oggi l'opera di Franca Pisani? Adesso c'è di moda il Me Too, no? Con le donne. Lei l'ha fatto 30 anni prima. Ma lei è stata un'innovatrice addirittura negli anni 70. Andate a chiedere a Guarneri, andate a chiedere a Masi, andate a chiedere a tutto il gruppo degli artisti fiorentini, a Marchegiani, eccetera, chi è stata Franca, chi è Franca Pisani e quanto quella giovanissima, loro sono di una generazione molto più anziana di Franca. Lei era giovanissima, loro non riuscivano ad esporre nemmeno le giubbe rosse e Franca era al Boburgo. Ve ne rendete conto? Ve ne rendete conto? Poi si parla sempre delle donne, ce n'è una gigantesca a vostra disposizione. Queste opere sono una manna dal cielo. Il tema della donna. L'ha parlato. Poi ricordatevi che il ventunesimo secolo sarà il secolo delle donne. Assolutamente. Mettetevelo bene nella zucca. E dato che non ce n'è una più brava, più incisiva, più introdotta a livello internazionale, museale, bibliografico, storico di Franca Pisani. Quando fa una mostra vengono i telegiornali nazionali, ragazzi. Ma quando fa una mostra Franca ne parla il TG1, il TG2, ma ve ne rendete conto? A me dispiace da morire perché vedo la stessa, non dico indifferenza, ma gli stessi dubbi che avevate quando bisognava comprare l'ovatta di Manzoni o il taglio di Fontana. Ragazzi, ma bisogna leggere il domani. Per investire in arte o leggi il domani o sei matematicamente perdente. Oppure fai il collezionista delle grandi opere perché hai tanti, tanti soldi. E allora compri i capolavori assoluti, chapeau.
Ma devi avere una montagna di soldi, ma anche lì devi avere intelligenza, perché se mi compri La fine di Dio di Fontana e me la paghi quanto ti pare, chapeau, ma se mi compri il taglio slabbrato di Fontana perché c'ha l'autentica e va di moda, sei un fregnone e perdi soldi anche su Fontana. Ma ci vuole sempre la testa, ci vuole sempre la qualità. Quelli che vi vendono i quadri al metro, io sento certe fesserie, sento certi mercanti che ti dicono che un quadro devi base più altezza per un coefficiente. Dagli due schiaffi è un deficiente. Puoi comprare così un tappeto, la stoffa, puoi comprare così una cosa industriale. Ma perché un Vermeer così, che magari è la donna con l'orecchino, vale meno di un Vermeer così. Ma dai, ma chi dice queste cose dovrebbe arrossire, dovrebbe vergognarsi e dovrebbe cambiare lavoro. E soprattutto chi gli dà retta? Poverello, è una vittima inconsapevole, è da piangerci sopra. Non perdete quest'opera, non perdete quest'opera, non perdete quest'opera. Come ve lo devo dire? Se sapessi parlare cinese, ve lo direi in cinese, che poi alla fine saranno i grandi collezionisti cinesi, saranno i grandi collezionisti di Dubai. Questo è un artista che entra nei grandi musei del mondo e finirà col costare cifre che noi oggi nemmeno ce le sogniamo. In Cina ci sono 70 milioni, questo me lo diceva il direttore del Museo d'Arte Moderna di Shanghai quando andai a Shanghai per la mostra di Bigi, che mi diceva, dice, ma voi italiani non capite una cosa, che noi qui abbiamo più di 70 milioni di plurimiliardari. Quindi è come se ci fosse un'Italia di miliardari. Capite che cosa sono i grandi mercati internazionali? E Franca Pisani li conquista tutti con queste opere. Poi è chiaro, io adoro anche le piccole pergamene con gli attraversamenti, ma è chiaro che la pergamena, per quanto sia bella, per quanto sia importante, non è un'opera compiuta, finita, immortale come quella che ho alle mie spalle oggi. E se di pergamena ne puoi trovare 10, di questa ne trovi una, questa e basta, pubblicata, storicizzata. Dai, amici, opera da non perdere nella maniera più assoluta. Guardate, io quando vi posso dare delle opere del genere, veramente veramente ci tengo da morire. Quando vi posso offrire, ma poi è di una bellezza. Ma scusa, non è più bella degli americani, non è più bella di Rauschenberg. È mille volte più bella di Rauschenberg. Ma tanto. È bella come una cromo di Manzoni. È bella e emozionante, è come il più emozionante e il più bello degli acromi di Manzoni. Ma per favore, Maria, comprala tu. Maria, comprala tu.
Maria, comprala tu. Poi mi direte grazie, ma guarda, è un'opera emozionante. Poi queste opere, le opere di questo ciclo, le opere di Castel dell'Ovo, che poi queste sono, hanno fatto due mostre importantissime, perché la prima mostra nella quale sono apparse le opere di questa tipologia è stata la mostra al Macro, al Museo di Arte Contemporanea a Roma, quella mostra straordinaria, il Macro, ha messo a disposizione della Pisani 1400 metri quadri. C'è stata un'installazione in marmo da follia, dopo la puoi far vedere, da follia. Quella mostra l'ha recensita, l'ha presentata Duccio Trombadori. Quella mostra l'ha presentata Duccio Trombadori. Eccola qua. Questa è un'immagine della mostra al Macro. Ma, amici, questo è un pezzo di storia contemporanea. È un pezzo di storia contemporanea. Perderlo vi farà male. Se già hai un quadro di Franca Pisani, aggiungi questo. Se non hai un'opera di Franca Pisani, prendila immediatamente. Maria, cosa sta accadendo al centralino? Immediatamente, anche perché poi ho ancora due grosse sorprese da proporvi. Allora, Franca Pisani da favola non ve la consiglio, se potessi ve la imporrei, come vi ho imposto Burri. Eccola qua l'installazione al Macro. Eccola qua l'installazione al Macro di Franca Pisani, Trombadori. Amici, Franca Pisani da follia. Tre pezzi unici, uno più interessante dell'altro, di TV Boy. Oh, li pagate questa sera, oltre a proporvi dei prezzi clamorosamente piccoli, vi diamo la possibilità di pagare le opere in 24 mesi senza interesse. In 24 mesi senza interesse. Opera strepitosa. Guarda che meraviglia di Sergio Lombardo. Pubblicata. 1,50 m per un metro, una delle opere più importanti della stocastica di Sergio Lombardo, pubblicata a un prezzo incredibilmente piccolo. Una gemma del 97, 50x50, autografa di Mario Schifano, è il più clamoroso dei paesaggi anemici della prima metà degli anni 70 di Mario Schifano. Opera semplicemente grandiosa, opera semplicemente sensazionale e soprattutto autografa di Mario Schifano. E lo stesso discorso dell'autografia lo faccio su una delle più interessanti opere degli anni Ottanta di Franco Angeli. 1,30 m per 1,60 m, una delle opere magiche, una delle opere più affascinanti di Franco Angeli. Al numero 16, una gemma di Riccardo Guarneri che dovete vedere da vicino, perché è
letteralmente emozionante sono le opere che l'hanno portata, che l'hanno portato alla Biennale di Venezia del 2017. Gemma assoluta, totale, di Riccardo Guarneri, e poi un'opera preziosa, una delle mitiche grammature d'oro, sulla Vagna, di Elio Marchegiani. Anni 70, guardate che gioiello, grammatura d'oro sulla Vagna, proprio la devi, deliziosa, grammatura d'oro sulla Vagna di Elio Marchegiani, degli anni 70, le opere oggi più ambite sul mercato, le opere introvabili, le opere che tutti desiderano, che tutti vogliono avere. E poi c'è uno dei 10 quadri più famosi di Gastone Bigi. La mitica variabile azzurra del 73, pubblicata 8 volte, 9 volte, non c'è grande mostra, non c'è grande libro di Gastone Bigi dove quest'opera non sia pubblicata. 1973, considerata giustamente una delle opere più importanti rispetto, una delle opere più importanti che Bigi abbia dipinto nella sua vita. Credo che, ecco, anzi sono sicuro che quest'opera rientra tra i 20 quadri fondamentali, tra i 20 quadri indimenticabili, tra le 20 opere assolutamente museali di Gastone Bigi. Abbiamo rivisto tutte le opere. Ritorniamo su quella grande, fantastica, importante opera di Franco Angeli. Quel Mediterraneo con quelle colature, io vi posso dire, ma meglio che non ve lo dico, quello che vi posso dire è che questa è un'opera pensata, ideata e realizzata, quindi dipinta personalmente, da Franco Angeli, una delle opere più belle in assoluto di Franco Angeli degli anni Ottanta. 1,30 m x 1,60 m, giustamente considerata una delle opere più significative in assoluto di questo artista. Letteralmente una meraviglia di quest'artista. Quando per un Angeli di questo livello vi do la possibilità non solo di un prezzo eccezionale, ma di un pagamento in 24 mesi senza interessi, amici, vi metto veramente nella condizione più clamorosamente vincente. Vi metto letteralmente nella condizione incredibilmente vincente. Amici, mi raccomando. Amici, mi raccomando. Già il prezzo è assurdo e poi la possibilità di pagare un'opera del genere in 24 mesi credo che sia totalmente irripetibile. Sì, siamo
Quando mai più avrete un'opportunità di questo genere? A prescindere dal soggetto sul quale insomma è più interessato, 2.450 euro. Quindi 2.450. Quindi consideri 100 euro, 102 euro circa al mese se vuole sfruttare insomma la professione. Va bene? A lei sempre. Buonasera. Salve. Maria, guarda che quell'opera di Franco Angeli, sono andato a vedere adesso il prezzo, ma dico, stiamo scherzando, un'opera di 1,30 m per 1,60 m, di quella bellezza, di quella qualità, le opere giuste, le opere vere, a quel prezzo e con quella possibilità di pagamento. Ma siamo veramente a livelli incredibili. Io non l'ho mai vista un'opportunità del genere. Poi con i risultati d'asta di questi giorni, con quello che sta accadendo nelle aste in questi giorni. Sono tutte opportunità che non potrete che ricordare, perché sono opportunità letteralmente irripetibili. Poi c'è quell'opera di Sergio Lombardo che è un pezzo di storia. Oltretutto, amici, le grandi opportunità, ve lo dico proprio francamente, quest'opera di Angeli, quell'opera di Sergio Lombardo, la grammatura di Marcheggiani, quell'opera di Franca Pisani, o le bloccate al volo, ma se ci pensate un attimo di più, non le trovate più. Questi prezzi, dimenticateli, e queste possibilità di pagamento, dimenticatele. Tanto non troverete mai in nessuna asta del mondo un'opera di Franco Angeli così a questo prezzo, ma nemmeno pagandola immediatamente. Di Franco Angeli, lo Schifano non ne parlo nemmeno. Una delle follie più folli che state rifiutando, un'opera della stocastica, storica, pubblicata come vi ho fatto vedere, di 1,50 m per 1 m, di Sergio Lombardo, e telefona a Sergio Lombardo, chiedigli il prezzo di un'opera così. Ti chiede minimo 30.000 euro. Se gli offri 20.000, ti dice due parolacce. Perché si offende. Perché si offende. Ecco, e non avete idea. Se poi gli dici che gliela paghi in 2 anni... buonanotte, buonanotte, dice scusi, sa, lei non ha niente da fare, ma per favore, quando avete le grandi opportunità, sappiatene approfittare. Oggi chi vi dà un pezzo unico di TV Boy? Chi vi dà un pezzo unico di TV Boy? E per di più, un pezzo unico di TV Boy ve lo dà facendovelo pagare 100 euro al mese. E per di più, un pezzo unico di TV Boy ve lo dà con 100 euro al mese. Vi rendete conto?
Ma dovete approfittarne immediatamente, ma dovete approfittarne subito, ma dovete approfittarne all'istante. Su quest'opera di Franca Pisani piangerete lacrime amare, anche perché ve la farò rivedere. Questa, come quella precedente confermata, sono opere famose nel mondo. Che tu parli con un direttore di museo, se parli col direttore del Pompidou, dell'Hamburger Bahnhof di Berlino, e gli parli di quest'opera, sa di che cosa parli. Perché quel libro che ti ho fatto vedere è in tutti i musei del mondo. Ce l'hanno in Germania, ce l'hanno in Francia, ce l'hanno in Inghilterra, ce l'hanno negli Stati Uniti, ce l'hanno in Australia. E tu prendi una delle opere pubblicate in quel libro dedicato a Matilde Serao e prendi una delle opere riconosciute geniali dal mondo critico uniformemente. Quindi compri il meglio della contemporaneità. Come ti chiedevo di comprare il Manzoni, ti chiedo di comprare un'opera del genere di Franca Pisani. E adesso ti capita... ti capita la fortuna delle fortune. Una scrittura storica di Alessandro Algardi, 72%, non solo a un quarto del prezzo che ti chiede Algardi, non solo a un sesto del prezzo che ti chiede Opera Gallery, ma potendola pagare senza interessi in 24 mesi. Amici, qui vi stiamo regalando del denaro, ma vi stiamo regalando con l'opera di Algardi e con l'opera di Franca Pisani una montagna di denaro. Una montagna di denaro. Voi mi dovrete dire tra 24 mesi, quando pagherete l'ultima rata di quest'opera, quando pagherete l'ultima rata dell'opera di Franca Pisani, quando pagherete l'ultima rata dell'opera di Lombardo, quanto costeranno queste opere? Quanto vi ho concretamente, non a chiacchiere, fatto guadagnare? Opera Gallery è con Gagosian, una con Gagosian, con Messier Pinault, con la Fondazione Prada, una delle 5-6 organizzazioni al mondo in grado di influenzare il Guggenheim, il MoMA, la Tate Gallery, i più grandi musei del mondo. Algardi ha un contratto in esclusiva con la Tate Gallery. Ieri ho incontrato Algardi all'inaugurazione della mostra di Marcello Lo Giudice al Palazzo Reale di Milano. Mi ha fermato, mi ha detto: tu non vendi, sue parole, ti dovrei schiaffeggiare. Le prime parole che mi ha detto bonariamente Alessandro Algardi. Dice: ti dovrei schiaffeggiare,
ti ringrazio per quello che dici su di me, ma ti dovrei schiaffeggiare per il prezzo a cui cedi le mie opere. Parole testuali di Alessandro Algardi. Ieri, inaugurazione della mostra di Marcello Lo Giudice, Palazzo Reale, ore 19:15. Queste sono verità. Offrirvi un'opera del genere a un prezzo del genere, con la possibilità di pagarla in 24 mesi senza interessi, è una prova della vostra intelligenza. Questa trasmissione mette alla prova la vostra sensibilità nei confronti delle opere d'arte più raffinate e più colte della contemporaneità, ma non perché te lo dico io, perché te lo dicono i più grandi direttori di museo del mondo, che valgono di più del presentatore Pernacchio Pernacchietti, che voi eleggete a vostro consiglioli. Non perdere questa gemma, non perdere questa gemma, che poi tra l'altro è una delle opere più belle di questa tipologia di Alessandro Algardi. Non perdere questa preziosità. Io delle volte, quando vi vedo esitare di fronte ad opere di questo peso, quando vi vedo esitare di fronte ad opere così importanti, e quando per di più avete un prezzo eccezionale e una possibilità di pagamento incredibile, ebbene amici, non vi posso condividere, letteralmente non vi posso condividere, ci sono momenti che non si ripetono, ci sono opportunità che non si ripetono. Se mi chiedevate un'opera di Algardi 6 mesi fa, non ero assolutamente in grado nemmeno di farvela vedere e vi avrei parlato entusiasticamente di questo artista. Un'opera come quella di Lombardo, un'opera come il paesaggio anemico di Schifano, un'opera come quel Mediterraneo gigantesco e meraviglioso di Franco Angeli, quella grammatura d'oro sulla Lavagna di Elio Marcheggiani. Amici, sono tutte opere sulle quali dovrei raccogliere il vostro entusiastico assenso. Ci sarebbe da prenderle tutte. Letteralmente dovreste prenderle tutte. 4.200. Un'opera di Algardi a un prezzo del genere, con la possibilità di pagarla in 24 mesi senza interessi. Con la possibilità di pagarla in 24 mesi senza interessi. Dai amici, via. Sono quelle. Vai ad Opera Gallery e chiedi il prezzo di un'opera del genere. Sì.
Ma quando mai più potranno capitare opportunità del genere? Ma quando mai più avrete la gioia di poter acquisire opere del genere a un prezzo del genere e con delle possibilità di pagamento così favorevoli? Non potrà mai più verificarsi un'opportunità di questo livello. Precipitatevi. Chieste, l'Algardi è prenotato. Complimenti, complimenti, complimenti. Una grande opera di Algardi. Mi iper raccomando la Pisani. Mi iper raccomando quella gemma di Lombardo. Mi per raccomando l'opera di Angeli e quel paesaggio anemico degli anni 70 di Mario Schifano, l'opera di Marcheggiani. Ora, Maria, fai attenzione, perché ora vi chiedo lo vedete quest'artista? 1, 2, 3 e 4. Guardate questo libro. Lo ha firmato. Un giovane. Sì, un giovane, ma un giovane che già pesa. Un giovane che vedete tutti i giorni a Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutti i programmi culturali d'Italia e d'Europa. Un giovane che ha già scritto una quarantina di libri, uno più interessante dell'altro, ma un giovane che è destinato a diventare il punto di riferimento dell'evoluzione della cultura contemporanea, che scrive un libro su Alberto Gallinghani, artista, se non sbaglio, del 38, quindi di 83 anni, ma che è stato uno dei mostri sacri del rinnovamento dell'astrazione. Il XX secolo, il secolo che io ho vissuto e il secolo che ci ha preceduto, è stato per antonomasia il secolo dell'astrazione. L'artista che trasporta il concetto di astrazione e lo modifica non più come racconto interiore, racconto poetico, racconto lirico, racconto razionale, racconto geometrico, racconto optical, tutti i momenti che l'astrazione del XX secolo ha vissuto e addirittura elaborato e ha lasciato nella storia. Gallinghani è l'artista che trasporta l'astrazione nel XXI secolo, facendolo diventare un movimento concreto, facendolo diventare un qualcosa di legato all'evoluzione della società, rendendo il linguaggio non solo comprensibile, ma addirittura
comunicatore delle necessità di trasformazione della società di oggi. Praticamente il sogno dei grandi pittori del XX secolo, cioè quello di incidere sulla formazione culturale della società intera, Gallinghani lo realizza. Questo pittore, oggi riscoperto, ma per anni, non dico lasciato da parte, perché la Biennale di Venezia, alla 50ª Biennale di Venezia, c'era, però ritenuto sempre un fenomeno intellettualistico, ritenuto sempre troppo avanti per essere venduto, troppo intelligente, troppo colto, troppo sofisticato il suo messaggio. Ecco, c'ha ragione Carmelo, troppo d'avanguardia intellettuale il suo messaggio, che secondo i commercianti, secondo gli operatori finanziari, non poteva essere popolare, non poteva diventare popolare. E invece ha pochi quadri, dipinge poco, frequenta poco, è chiuso nel suo ambiente, non è modaiolo, non è mondano, capito? Quindi oggi i grandi musei e la grande critica riscopre Alberto Gallinghani. È un mostro, è un fenomeno, è avanti, c'ha 82 anni. Però intellettualmente è avanti, ci introduce al mondo nuovo, al mondo che le nuove generazioni stanno creando. Io ho 4 gioielli di Gallinghani. Il primo, addirittura storico, questo ve lo chiedo e ve lo dico, vorrei che entrasse nella collezione di un amico, vorrei che entrasse nella collezione di, ecco, di chi ha opere importanti, di chi ha Rauschenberg, di chi ha Twombly, di chi ha Picasso, ecco, questa si chiama A due passi dal confine. A due passi dal confine. Attenzione, 1984. Attenzione, un problema che oggi prendiamo in considerazione e che Gallinghani aveva già sentito ed affrontato nel 1984. Capite? Quando vi dico che questo è un pezzo di storia, quando vi dico che quest'opera che oggi vi propongo così, senza cornice, senza orpelli, senza abbellimenti, ma che vi dico che uno dei quadri più importanti storicamente che vi abbia mai fatto vedere. Sai quanto paghi quest'opera? 2.200 euro. Con Gallinghani si ripete quello che ho fatto con Boetti. Io di Boetti te ne ho fatti comprare 2.600. Di Gallinghani non te ne potrò mai far comprare 2.600 perché non li ha mai dipinti nella sua vita, 2.600 opere.
quindi non potrò mai farti comprare 2600 gallinghieri. Ma attenzione, questo è un artista che ha anticipato di 50 anni tutte le problematiche contemporanee, tutte le problematiche culturali di comunicazione sociale degli ultimi 50 anni. Opera colossale del 1984, sono le opere che non troverai mai. Il più fortunato e il più attento, e lasciatemi dire, il più sensibile di voi riuscirà a mettere nella sua collezione a 2200 euro. Questi sono gli investimenti storici, questi sono gli investimenti colossali. Questo non è un buon pittore, questo è un maestro assoluto. Questo è un maestro assoluto. Prendilo di corsa. Quando tra un mese, due mesi, ti potrò far vedere altre opere di Gallinghieri, ti dovrò chiedere il doppio e ti dirò quello che ti sto dicendo adesso. Quando ti presenterò Gallinghieri fra un anno, ti dovrò chiedere 3-4 volte il prezzo di oggi e ti ripeterò quello che ti sto dicendo adesso. Fra 24 mesi pensa te quello che ti dovrò chiedere per un'opera di Gallinghieri, e tu solo tra 24 mesi, senza interessi, finirai di pagare questo. Dottor Boni, l'opera numero uno è prenotata. Complimenti, una meraviglia. Una meraviglia. Di Gallinghieri ho ancora tre gemme. La numero due. Mi devo mettere gli occhiali perché Carmelo, ormai la numero due, urlare, 25x40. Bellissimo. La numero tre, dai giorni del caos, 36,5x30. La numero 4 è pazzesca. Qui c'è addirittura, vedete l'intervento figurativo. La numero 4, che ora è? Che ora è? Pazzesca, 35x25. Attenzione, attenzione, 1100 euro, la numero 2, 1100 euro. Eccola qui, la numero 2, 1100 euro, la numero 3, 1100 euro. Eccola qui, la numero 4, 1000 euro. Fate, non presto, di più. Fate, non presto, di più. Ricordate le quattro lettere di Boetti che vi facevo pagare 300.000 lire. Non fate presto, ma di più. Precipitatevi. Queste sono le opportunità storiche. Queste sono le opportunità
che capitano una volta nella vita. Pagatele come volete, ma prendetele al volo. Un consiglio? Ma prendetele tutte e tre. Un consiglio? Ma prendetele tutte e tre. Velocissimi, velocissimi, velocissimi. Un consiglio da fratello, prendetele tutte e tre. Iperveloci. Questo è un super artista. Questo è un artista incredibile. Precipitatevi, è un momento fantastico. Non fate che qualcuno arrivi prima di voi, eh? Non fate che qualcuno arrivi prima di voi. Le gemme di Gallingani, non avrete mai più la gioia di poterle acquisire ad un prezzo del genere. Le gemme di Gallingani, e queste sono gemme, non avrete mai più la gioia di poterle acquisire a un prezzo del genere e soprattutto a condizioni del genere. Perché esitate? Dai! Io le opere geniali non le imbelletto, non ci metto la super cornice. Testa, testa, testa. Questo è un artista geniale. Questo è un artista che è già nella storia. E adesso entrerà sul mercato in maniera dirompente e oltretutto non ci sono i quadri. E oltretutto le opere sono pochissime. E fatte tutte da lui. Perché non c'è mai stata una possibilità di mercato. Il mercato gli si apre adesso e ci faranno una di quelle iperspeculazioni che solo i grandi operatori finanziari contemporanei sanno fare. Poi voi, questo che oggi pagate 1.100 euro e lo pagate come volete in 24 mesi senza interessi. Sapete che mi fate tenerezza, perché seguivo le aste di questa settimana. Boettino così, 32, 34 mila euro, quattro lettere di Boetti, che lui non ha mai visto, mai fatto, l'ha fatto un artigiano afgano su un disegno di Boetti. Poi non dite che parlo male di Boetti, perché io Boetti lo adoro. Però, ma c'è Boetti e Boetti. C'è Boetti e Boetti. Andare a pagare 40.000 euro, lo so, sono fenomeni di mercato speculativi. E questo diventerà più speculativo di Boetti.
perché oltretutto è estremamente più raro. Quindi i prezzi dovranno essere enormi. Ricordatevelo che vi sto dando un gioiello di Gallinghani a 1.100 euro. Questi sono i frammenti di trasmissione che vorrei che Gabriele fra 5 anni ve li facesse rivedere. Sono su internet. A me con in mano quest'opera che ti sto dicendo, comprala a 1.100 euro. Come puoi comprare quest'altro gioiello a 1.100 euro e la numero 4, che è pazzesca, addirittura a 1.000 euro? Oh, e Gabriele vi racconterà che voi oggi state esitando. E poi tra 5 anni ve le contenderete a cifre da follia. Ma non ti credo, non prendi 1.000 euro, provaci. Una volta nella vita vuoi provare a fare l'investimento giusto? 1.000 euro, se te la dividi in 24 mesi senza interessi. Sono 1.250 euro. Quanto viene? 40 euro, 41 euro al mese. Allora, una volta nella vita vuoi provare a darmi retta? Butta via 41 euro al mese, buttali via, tanto li butti via lo stesso, perché tra una sciocchezza, una Coca-Cola, una fesseria, una pizzetta, eccetera, tanto li butti lo stesso. Una volta nella vita, invece di buttarli via 40 euro al mese, investili su un'opera d'arte vera, investili su un'opera d'arte storica. Vabbè, fate quello che volete. Poi, quando vi accorgerete di aver avuto la fortuna di incontrare l'opera giusta al momento giusto e non siete stati capaci di comprarla, lo sapete perché non siete capaci di comprarla? Perché non mi credete. Ed è la cosa che mi dà più fastidio e che mi offende di più. Perché io mi batto per il vostro successo culturale, storico ed economico. E sono l'unico che si batte contro il sistema di mercato che vi ruba il denaro. Però voi date retta alle chiacchiere degli altri. Perché? Perché gli altri dicono tutti le stesse cose. E quando il 95% dell'informazione dice una cosa, per voi è verità. E non capite che è quello il sistema della globalizzazione per sfruttarvi culturalmente, mentalmente ed economicamente. Cara Maria, siamo tutti vittime in questo senso, perché il sistema è globale. Ma lei vede che ormai viene solo una certa spaziale. Dottor Boni, chiedono gentilmente di rivedere l'opera numero 14 di Schifano. Ma di corsa. Queste gemme di Gallinghani non perdetele. Sai perché adoro quell'opera di Schifano? Perché l'ha dipinta Schifano. E ve lo dice uno che ha conosciuto Schifano nel 58 e l'ho frequentato assiduamente fino all'82. Poi sono andato al nord e naturalmente è stato più difficile incontrarlo, ma io ho adorato Mario Schifano, ma ho adorato la sua genialità,
la sua capacità pittorica. Schifano, nella gestualità, è il numero uno in assoluto della seconda metà del XX secolo. Nemmeno un pittore gestuale come Twombly, che costa l'ira di Dio, ha la bravura di tratto di Schifano e la genialità di Schifano. Gli Schifano si dividono in due categorie: quelli commerciali, d'atelier, quelli seriali. L'idea di Schifano realizzata dai suoi collaboratori e le opere di Mario Schifano pensate e dipinte da Mario Schifano. C'è una differenza abissale. Oltre ad essere abissale da differenza, è anche evidente agli occhi di chi conosce l'opera di Schifano e di chi sa leggere le calligrafie pittoriche. C'è una differenza abissale. Questa è una delle pochissime opere degli anni 70 pensata ed eseguita da Mario Schifano. Io ho conosciuto talmente bene l'ambiente di Mario Schifano che per molte opere firmate Mario Schifano, io so dirti che l'idea è di Mario Schifano, che sono uscite dallo studio di Mario Schifano, ma so dirti anche la mano di chi l'ha dipinta, come si chiama il collaboratore, l'amico, la persona vicina a Mario Schifano, che in quel momento lo aiutava ed eseguiva le sue idee. Io del 95% di queste opere vi so distinguere anche, vi so dire anche il nome di chi l'ha fatta. Che magari è anche un bravo artista. Che magari poi è diventato anche un buon pittore, perché molti che hanno frequentato lo studio di Mario Schifano poi sono diventati buoni pittori autonomi, affermati anche qualcuno. Questa è pensata e dipinta da Mario Schifano e la comprate a un prezzo allucinante e la comprate a un prezzo immorale. Oltretutto avete il vantaggio del pagamento in 12 mesi, in 24 mesi, io vi dico approfittatene. Amici, stiamo entrando nell'ultima fase della trasmissione, quindi è il momento delle decisioni, è il momento di bloccare le opere, è il momento di concretizzare il vostro interesse. E proprio per questo motivo chiedo alla regia di farvi rivedere tutte le opere che sono ancora sul set, in modo che anche chi non ci segue fin dall'inizio abbia un'idea di quello che vi stiamo proponendo. Grazie regia, rileggiamo tutte le opere sul set.
Allora, amici, abbiamo rivisitato tutte le opere con particolare attenzione a questa gemma di Schifano e ci avviamo verso il finale della trasmissione. 24 mesi di rateizzazione senza interessi, ma quando fanno delle promozioni del genere, normalmente che cosa fanno? Vi aumentano i prezzi. Qualche mese prima. Vi aumentano i prezzi magari una settimana prima, 10 giorni prima. Noi ve li stiamo diminuendo. Avete mai visto un'opera di Angeli così importante, di questa dimensione, di questa qualità, a un prezzo del genere? Mai. Poi, oltretutto, aggiunta, avete la possibilità di pagarla in 24 mesi. Senza interessi. Senza interessi. Senza un euro di interesse. Ma 130 per 160, il Mediterraneo, una delle opere più importanti e più affascinanti di Angeli degli anni Ottanta. Sullo Schifano vi ho detto tutto. Uno dei pochissimi quadri di Mario Schifano. Ecco, questo è degno di una mostra da Marconi. Solo che quando lo trovi in mostra da Marconi ti chiede 45.000 euro. E ha ragione lui. E ha ragione lui. Questo è degno della mostra di Schifano a Kassel, della mostra di Schifano che si è tenuta a New York. Questa è un'opera vera ed internazionale di Mario Schifano. Niente a che vedere con le opere seriali giustamente attribuite a Mario Schifano. Due cose completamente diverse. Poi, amici miei, i grandi artisti che domani non troverete se non a prezzi eccezionali, straordinari. Sergio Lombardo pubblicato in piena pagina. Sergio Lombardo, una delle opere più importanti della stocastica che avete visto alla Biennale di Venezia del 2009, che poi conosco bene, la Biennale di Venezia del 2009, sai perché? Sai chi ha organizzato il padiglione? Mia moglie. Mia moglie. quindi... pensate, quante cose, quanti ricordi, quanti ricordi. Ma no, è stata una delle biennali, una delle edizioni splendide delle biennali. Ma mi ricordo con grande gioia la biennale del 2007. Anche perché è stata particolarmente importante, perché la biennale che rilanciò Mambor, quella del 2007. Nel 2009 c'erano state una serie di inviti eccezionali e Lombardo presentò proprio... La stocastica è nata molto prima, però non era mai arrivata alla Biennale di Venezia. Tutti quanti pensavano che il Lombardo invitato alla Biennale di Venezia presentasse, come aveva già fatto in passato, i gesti tipici. E invece presentò la stocastica. E questa è un'opera pubblicata, storica, 1,50 m per 1 metro.
prenderla al prezzo a cui ve la sta proponendo Maria questa sera significa pagarla nulla. E poi oltretutto con le condizioni di pagamento di cui potete approfittare in questa sola trasmissione. Poi ecco una cosa che non vi ho detto, non è che il pagamento in 24 mesi senza interessi diventa una normalità ad Arte Investimenti. Questa formula di pagamento è valida solo, è proposta solo per le opere presentate oggi. Non è che domani, nella trasmissione di domani, si ripeterà questa formula. Capite? Quindi non pensate che questa formula sia applicabile a tutte le opere che verranno presentate. No, questa è una trasmissione speciale solo per oggi. Solo per oggi si propone questa opportunità. No, questo ci tengo a dirlo perché poi non diventi una consuetudine. Chiedo scusa, ma la sentiamo malissimo perché c'è la TV di sottofondo, quindi si accade. Opera meravigliosa di Sergio Lombardo. Poi ci sono i tre pezzi unici di TV Boy che a 102 euro al mese. Non vedo come possiate perderli. E dopo le tre opere del tutto particolari e affascinanti di TV Boy, c'è un'opera pazzesca, c'è un'opera meravigliosa, c'è un'opera letteralmente straordinaria di Franca Pisani, che ha frequentato le mitiche mostre di Castel dell'Ovo, che ha frequentato la mitica mostra al Macro, quindi... Guardate, questa è una meraviglia. Questa è una meraviglia. Prendila, prendila. Non hai comprato Manzoni, non hai comprato Burri, non hai comprato Fontana, non hai mai vinto. Non hai mai vinto. Non hai mai comprato un'opera geniale che poi è diventata oggetto dell'attenzione dei più grandi musei d'Italia e del mondo. Io so che se prendi quest'opera diventa la regina della tua collezione, anche se hai opere pagate centinaia di migliaia di euro. Anche se nella tua collezione hai quadri, un bel Vedova, un bel San Tommaso, un bel Tancredi, opere pagate centinaia di migliaia di euro, questa diventa la regina della tua collezione. Te lo porterei a casa io. Prendila, dammi retta. Franca Pisani è un genio e questa è tra le opere elette di Franca Pisani. E quella che ho la fortuna di mostrarti è una delle opere elette di Franca Pisani.
te lo dico con il cuore, te lo dico con l'anima, te la porterei a casa io, non hai idea di quanto sia emozionante vederla dal vivo, ma prendila a tutti i costi. Me ne sarai grato per sempre. Oltretutto, te la sto presentando in una serata dove hai la possibilità di diluire il pagamento in 24 mesi senza interessi, te lo dico con tutto il cuore, perderla è delittuoso. Perderla sarà uno dei più grandi rimpianti della vita di qualsiasi grande collezionista. Mi raccomando, non perdere quell'opportunità. Mi raccomando, non perdere quell'opportunità. E per chiudere, ci sono i tre gioielli di Gallingani ancora a vostra disposizione a un prezzo irreale, a un prezzo letteralmente impensabile. E adesso, dopo l'immagine grandiosa di quest'opera di Franca Pisani, la regia vi farà vedere quelle tre preziose opere di Gallingani. Dottor Boni, Gianluca chiede: come rivalutazione futura possiamo associare Dozio a Gallingani? Assolutamente sì. Sono due artisti vincenti, sono due artisti di grande livello, sono due artisti anziani, ma che vengono riscoperti proprio nella contemporaneità. Sì, Dozio già da qualche anno, perché Dozio è dalla Biennale di Venezia del 2017 che ha cominciato a volare a livello internazionale. Gallingani sarà dirompente, ve lo dico proprio con franchezza assoluta, Gallingani sarà dirompente. E visto che in una serata del genere avete la possibilità di prendere opere di questo livello a prezzi incredibili, approfittatene. Oltretutto la possibilità di pagamento in 24 mesi, che avete ancora per pochi minuti, perché tra 10 minuti la trasmissione finisce e con la fine di questa trasmissione finisce anche la possibilità di rateizzazione in 24 mesi senza interessi. Le opere bloccatele adesso, non le trovate più. L'opportunità si propone adesso. Consideri che ovviamente le condizioni di 24 sono solo per questa sera, però poi magari si accorda con una. Per questo dovete decidere adesso, perché la possibilità di rateizzazione in 24 mesi, ve la posso proporre solo per le prenotazioni di oggi. Solo per le prenotazioni di oggi. Per questo vi dico, bloccate adesso le opere. Avete 10 minuti scarsi.
Su quale opera vogliamo ritornare? Io direi gli angeli Schifano, visto che sono vicine, sono quelle più richieste. Cioè, angeli e Schifano. Andiamo a rivedere sia il paesaggio anemico di Schifano, sia la superba opera di Franco Angeli. Amici, io qui non ho parole, perché potete fare il giro di tutti i mercanti d'Italia, ma di tutti i mercanti del mondo, ma uno Schifano di questo livello, a questo prezzo, con la possibilità di pagarlo in 24 mesi senza interessi, dovreste trovare un matto, ma non lo trovate. Ma non lo trovate. Questo, poi un'opera di questa qualità, matematica, autografa, superiore, cioè... un'opera da Gagosian, un'opera di Schifano da Sotheby's, da Christie's. Questa, se la porti da Sotheby's o da Christie's, te la mettono in asta. Sì. Se ci porti quelle seriali, ti dicono tienitela. Grazie. Grazie, se ne vada. Arrivederci. Questa vale a Londra, vale a New York. Vale in tutto il mondo perché è autografa. Non sono quelle che hanno libertà di circolazione solo in Italia. Mettetevelo bene in testa. Un'opera così, di questo livello, di questa qualità, dove è perfettamente riconoscibile la calligrafia di Mario Schifano, non la trovate nemmeno pagandola il doppio, è altro che pagarla poi in 24 mesi. E voi per pochi minuti ancora avete questa opportunità. Approfittatene, bloccate l'opera, vedetela a casa, è matematico. Non esiste alternativa a parità di prezzo. Non esiste, ma ve lo dice, io ho conosciuto Schifano nel 58 e ho sempre venduto le opere di Schifano, sempre. Quindi lo conosco come le mie tasche. E un'opera del genere, a un prezzo del genere, non potrete trovarla mai. E poi c'è questo Mediterraneo di Franco Angeli, colossale, affascinante, sul quale dovrei ripetere lo stesso discorso. Bloccate le opere adesso. Bloccate le opere adesso, perché i prezzi di questa sera sono irripetibili, i prezzi di questa sera sono irripetibili e le condizioni di pagamento, i 24 mesi senza interessi, si applicano solo stasera. Si applicano solo per le opere confermate in questa trasmissione. Per questo vi esorto a non esitare, per questo vi esorto ad essere veloci. Mancano 5 minuti, mancano 5 minuti e avete ancora a disposizione delle opere superiori, poi verranno i pentimenti, poi mi direte: ah, che peccato, avrei dovuto approfittare di quella serata particolare, ah, cosa ho combinato quando quella sera
non avrei assolutamente dovuto perdere opere del genere. Mi iperraccomando, Ho una preghiera, non venite domani a dirmi hai offerto lo Schifano a quel prezzo, hai offerto l'Angeli a quel prezzo, davi la possibilità di pagamento senza interessi in 24 mesi. Perché vi dirò sì, ieri era così. La trasmissione finisce e finiscono le condizioni speciali di questa trasmissione. Quindi non pensate che poi le potete applicare domani. Domani cambia tutto. Tra 3 minuti e mezzo i prezzi non li potrò mantenere e le condizioni di pagamento meno ancora. Quindi o bloccate le opere adesso o tutto quello che vi ho detto decade. Spero di essere stato chiaro. Beh, spero, abbastanza delle volte non è sufficiente, no. Però è una buona partenza. Perlomeno spero di essere stato chiaro. Allora amici, siamo proprio in chiusura. Decidere adesso, bloccare le opere adesso. Bloccare le opere adesso. E io non vi dico bloccate le opere, poi le vediamo a casa, poi ci prendiamo il caffè. No. Se le opere le dovete bloccare adesso, ma dovete anche essere persuasi, dovete anche essere desiderosi di vedere l'opera, toccarla con mano. Non è che ci piace fare i viaggi che costano per venire a prendere un caffè da voi. Chi ve lo racconta mente sapendo di mentire. Ma è ovvio, dai. Tu ti faresti un viaggio dalla Sicilia a Milano per venire a prendere un caffè con me? Con lei sì. No. bugiarda. Bugiarda. Mi raccomando, approfittate di questo momento. Approfittate di queste condizioni. Bene, amici. Siamo arrivati alla fine e come al solito voglio ringraziare Carmelo che questa sera è stato con noi. E poi quando c'è Carmelo la trasmissione diventa molto più facile. Sai perché, Sebi? Perché Carmelo è un presentatore. Mancato. Mancato, ma è un presentatore perché potrebbe venire qui e sostituirmi perfettamente. Infatti, quando ho una dimenticanza, me la ricorda, mi suggerisce degli argomenti. No, è perfetto, è un presentatore perfetto. Stasera non ringrazio Raffaella, sai perché? Perché non ci ha deliziato con la sua voce, non ha voluto intonare nemmeno una romanza. Quindi stasera non la ringraziamo. È calcisticamente presa, è tifosa. Maria, grazie di cuore per la tua collaborazione e grazie soprattutto a tutti voi che ci date il vostro consenso, che ci seguite e che siete voi che ci permettete di vivere. Quindi non posso che ringraziarvi con tutto il cuore,
anche quando, come questa sera, non approfittate di alcune opportunità sulle quali non avreste dovuto esitare. Comunque, grazie di cuore ugualmente e appuntamento alla prossima trasmissione.